ha combattuto per liberarsi dalla paura. E così lottando, così solo, è diventato libero. L'uomo più libero che abbia mai conosciuto. La solitudine crescente e l'impazienza di coloro che non riuscivano a capire furono la sua vera tragedia. E se il suo desiderio di riconciliare greci e barbari finì nel baratro del fallimento? E che fallimento! Il suo fallimento superò qualunque successo ottenuto dagli altri. Io ho vissuto una lunga vita, Cadmo, ma gloria e memoria apparterranno per sempre a coloro che seguiranno la propria grande visione. E il più grande di questi è colui che ora chiamano Megas Alexandros. Alessandro il Grande.